Buonasera a tutti. Allegria, come diceva il nostro caro vecchio amico Mike Buongiorno, ai tempi famosi del Rischia Tutto. Lo sapete, giovedì sera alle 9 era l'orario del Rischia Tutto ed è l'orario dei nostri incontri, che prima erano gli incontri con gli autori VJ, adesso sono gli incontri con i futuri autori VJ, nel senso che, come sapete, è appena terminata la quarta edizione del premio letterario Crepsamia, l'edizione del 2022, molto partecipata, siamo stati molto contenti e sono usciti i risultati. Tra questi, nelle varie sezioni, c'era la sezione saggio, articolo breve, che è stata molto partecipata quest'anno, siamo stati molto contenti con veramente dei lavori notevoli. E incominciamo questa sera l'incontro con gli autori di questi saggi vincitori. Questa sera, smetto di parlare io, facciamo parlare l'ospite. L'ospite di questa sera è Alessandro Porri, che ha vinto il secondo premio della sezione saggio, con, a breve perché era più lungo il titolo del saggio, ma Stupefacente d'arte nella cultura occidentale. Ma ve lo presento immediatamente, ecco qua, Alessandro ciao Porri. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, tutto buonasera. Bene? Tutto bene, grazie. Allora, spiegaci, io dico intanto ai nostri amici che tu sei un personaggio molto eclettico, perché scrivi, suoni, reciti, vero? Poi ci racconterai, ma di professione lavori proprio a stretto contatto con le dipendenze, vero? Raccontaci un attimo. Esatto, sì. Niente, io sono infermiere e lavoro presso un CERT, il CERT di Ciampino, da oltre 30 anni ormai, abbiamo una certa età. E il CERD, per chi non lo sapesse, è l'ambulatorio, il servizio pubblico, quindi della ASL, che si occupa di dipendenze a 360 gradi, quindi dalle sostanze stupefacenti all'alcol, all'udopatia, insomma tutto ciò che può dare dipendenza. Quindi, come dicevi te, sono eclettico, mi hai definito tu, quindi amo molto il mondo dell'arte e oltre ad amarlo come spettatore, diciamo, provo a cimentarmi. Quindi scrivo, seguo un corso di teatro, dipingo, suono, insomma. Quindi mi è venuto spontaneo andare a cercare in questi mondi che mi piacciono e che comunque un po' mi appartengono, dei collegamenti con le sostanze, quindi personaggi famosi di questi altri ambiti che hanno avuto che hanno fatto uso di sostanze, e quindi un po' a capire come questo uso di sostanze poi abbia un po' influenzato, non lo sapremo mai questo, se la loro creatività è dovuta alle sostanze, comunque qualcosa potrebbe essere accaduto di questo genere. E quindi tocco un po' le varie arti. Nel titolo originale io definivo un salto un po' schizofrenico, perché non è che ho seguito proprio un ordine logico, anche perché ogni volta che presento questo saggio, che prima è stato un intervento ad un corso, c'è qualcuno che mi dice: ah, hai dimenticato questo personaggio oppure quell'altro, ma sono talmente tanti che quindi, diciamo, sono quelli che hanno più colpito a me personalmente, ecco. Ecco, anche perché c'è da sempre un po' queste due scuole di pensiero, no? Chi dice, se non avessero fatto uso di sostanze dopanti, di stupefacenti, avrebbero la loro creatività, ne avrebbe giovato, e chi dice invece no, senza di quelle non ci sarebbe stata la creatività. Se non sbaglio, credo che siano stati proprio i Beatles a dire, Paul McCartney a dire una cosa di questo genere, no? Abbiamo buttato via molta creatività con le sostanze, o mi sbaglio? Non so se sia corretto. Sì, diciamo che anche lui lo ha detto, poi come spesso accade, magari non lo ha detto la persona che più nel gruppo l'ha usato. Diciamo che nell'immaginario collettivo, nel classico confronto che si fa Rolling Stone e Beatles,
sono più i Rolling Stones, quelli visti come quelli un po' più maledetti. Invece poi vedremo che anche i Beatles hanno i loro peccati sotto il tappeto. E sì, quindi effettivamente non si riesce a dare, come dici tu, una interpretazione che sia univoca, insomma, come dicevi tu. Sicuramente alcune sostanze allentano i freni inibitori e ci tengono lontano dalle trappole del razionalismo, dalle convenzioni, quindi ci permettono di essere più liberi nell'esprimerci. È pure vero che però a causa delle sostanze abbiamo perso sicuramente talenti incredibili, giovanissimi, non so, basti pensare a quello che chiamano il famoso club dei 27, no? Quindi da Chapin a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, recentemente Amy Winehouse, tutti morti a 27 anni, cioè questi troppo potevano dare ancora, no? Quindi ecco, questo dubbio e questa dicotomia c'è sempre, ecco, rapporto arte e sostanze. Non ti sento. Edoardo, non ti sento in questo momento. Tu mi senti? Non so se mi senti. Avevo spento il microfono, scusate. Ok. Stavo dicendo, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo. Abbiamo Roger David che dice questo: Sid Barrett di Pink Floyd con le visioni di Jessica che ha scritto delle canzoni particolari. Sì, sì. Sì, è vero. Per esempio, poi vedremo che tra le droghe più usate in un certo periodo storico, no? Tutto il periodo della Beat Generation, tutto il periodo Woodstock insegna, no? In quel periodo le sostanze allucinogene andavano molto, molto di moda. Anche i Beatles, la canzone che tra virgolette è più accusata di essere stata scritta sotto effetto di sostanze è quella Lucky in the Sky with Diamond, che è proprio nel esatto. Video, nel testo, c'è cioè veramente un qualcosa che forse se non erano sotto sostanze era ancora peggio, quindi ecco. poi John Lennon l'ha proprio ammesso che ha usato sostanze, almeno lui dice io parlo per me, però insomma diciamo che forse anche gli altri qualcosa hanno fatto, almeno su quella canzone, ecco. Su quella sicuramente. Va bene, io direi che possiamo cominciare dopo questa introduzione con cosa dici? Con la abbiamo sì, okay. Facciamo quelli che io appunto ho definito questi salti un po' schizofrenici e andiamo a vedere alcuni personaggi che a me hanno colpito in modo particolare. Intanto ricordo agli amici che ci seguono che possono intervenire in qualsiasi momento, fare domande, chiedere osservazioni, ma ormai lo sanno già. Vai Alessandro. Ok, come abbiamo detto appunto alcune sostanze riescono ad allentare i freni inibitori e rendono più libero l'artista. Una cavalcata storica, diciamo che nell'Ottocento, quindi siamo in età romantica o per la letteratura o degli impressionisti per la pittura, la sostanza più usata era l'assenzio. Gli impressionisti era il gruppo che lo usava maggiormente e divenne talmente un fenomeno sociale devastante che nel 1915 venne addirittura proibito per legge. Ma come accade anche oggi, non è che la sostanza proibita per legge non si usa. Gli impressionisti che si riunivano nei caffè, questi caffè avevano le loro salette un po' particolari e qua continuarono ad assumere la sostanza. Andando più avanti, poi di tutte queste ne riparleremo in particolare, andando più avanti, intorno agli anni 20, New Orleans, nasce il jazz, l'uso della sostanza principale era l'hashish, la marijuana. Più avanti nel tempo, il mondo del jazz incontrò anche molto da vicino le sostanze oppioidi. Nacque quello che venne definito il jazz più rallentato, il jazz cool, a un ritmo proprio metronicamente, se si può dire così, parlando molto più lento. Più avanti ancora abbiamo appunto, l'abbiamo accennato prima, il periodo della Beat Generation, quindi dagli anni 60, ma già dagli anni 50 molto uso degli allucinogeni, e negli anni 70
in poi, con l'avvento del rock, sicuramente gli oppiaci e maggiormente l'eroina, la fece da regina, insomma. L'impressionismo, partiamo da qui, perché secondo qualcuno, qualche esperto, proprio l'impressionismo è il periodo in cui vennero usate più sostanze, magari meno dannose di quelle usate in seguito, ma veramente molto diffuse. Praticamente quasi tutti gli artisti usavano questo assenzio che abbiamo nominato prima. Cos'è l'impressionismo? Appunto è una corrente, vediamo pure scritto qui, che intorno al 1860 si diffuse molto nel centro Europa, ancora di più nello specifico a Parigi. Tutti i grandi artisti passavano da Parigi, e quindi è contro le regole della scuola dell'arte, contro la prospettiva, è un modo diverso completo di concepire l'arte. L'artista è quasi un fotografo, mette pochissime emozioni che ha dentro. L'artista vuole appunto mettere l'impressione di ciò che vede sulla tela. Ecco, da qui nasce anche la tecnica. Quindi abbiamo presenti i quadri degli impressionisti, che sono tutti tratti veloci, sembrano quasi punticchiati, insomma, non so come definirlo. Proprio perché se avessero perso tempo a mettere giù dei particolari raffinati, l'immagine sarebbe cambiata, non sarebbe stata più reale. Quindi non veniva perso quell'effetto, diciamo, fotografia che loro tendevano ad avere. Proprio per questo spesso lavoravano in strada, perché abbiamo tutti presente queste immagini degli esterni dei bar, delle vie parigine, e davano molta più importanza, più che al tratto, alla precisione, al colore e alla luce, proprio perché la luce rappresentava, ad esempio, l'ora della giornata, quindi si capiva quella fotografia quando era stata fatta. E vedete, adesso faccio passare qualche quadro così, giusto per farvi vedere, Renoir, questo tavolo adesso è piccolino all'immagine, non so voi come la vedete, ma è pieno di bottiglie di assenzio. Poi vi spiegherò anche come funziona il tutto. Queste sono altre immagini di impressionisti, Monet, per far vedere il tratto particolare, e questo è un Van Gogh. Ho preso anche quelli un po' meno, forse meno conosciuti, vabbè, a parte Girasoli, che è molto conosciuto. Per esempio, ecco, in questo caso uno potrebbe pensare, va bene, ma il fiore di cosa si sposta, no? Dice, è una fotografia, puoi anche farlo con calma. In realtà addirittura alcuni girasoli, alcuni quadri di fiori hanno addirittura impresso il petalo, diciamo, secco che sta cadendo, proprio per far capire l'immagine fotografica, le famose ballerine di Degas. Adesso arriviamo appunto ai quadri dedicati all'assenzio. Degas è uno che in tante sue tele ha messo come soggetto in primo piano o secondario l'assenzio. Questo quadro è molto famoso, si chiama proprio l'assenzio, vedete qui sul tavolino di questa che non è una coppia, lei è una prostituta, lui è un poco più che un barbone, che stanno qui assorti nei loro pensieri, in teoria stanno insieme, ma ognuno pensa a se stesso, completamente distratto dalla loro vita, che non gli piace sicuramente, e che provano ad affogare in questa sostanza alcolica. Manet, vedete, per esempio qui il soggetto è questa persona, il bevitore di assenzio, anche come però l'assenzio c'è da una parte, proprio perché fa proprio parte della vita quotidiana delle persone. Anche qui Raffaelli, i bevitori di assenzio, non c'è una... addirittura Picasso, che è anche un po' posteriore a quel periodo, ma non c'è un artista che ha toccato il 1800 che non abbia fatto alcuni quadri in cui è rappresentato l'assenzio. Van Gogh, la donna al caffè Tambourin, penso si pronunci così, addirittura un quadro esclusivo sull'assenzio, proprio il tavolino di caffè con assenzio. Questi sotto sono i veri titoli dei quadri, non è che sono delle didascalie. Il quadro che colpisce di più, diciamo, che tratta questo argomento, di Victor Oliva, forse poco conosciuto ai più, ma dove è rappresentato proprio la disperazione di questo uomo dedito all'alcol, un giornale tutto stropicciato perché è il bar, è la sera, è il caffè, quindi tante persone avranno già sfogliato quelle notizie che ormai in pratica sono vecchie,
e lui ha proprio l'allucinazione di questa donna. La donna è appunto rappresentata in verde, che è il colore dell'assenzio, è anche caratteristica la persona, nell'immagine questo cameriere in fondo, il cameriere più anziano del caffè, che non aspetta altro che l'ultimo cliente vada via proprio per poter andare a casa anche lui. C'è un po' la disperazione a 360 gradi in questo caso. Jean Béraud fu quello che più di ogni altro si occupò, mise l'assenzio nei suoi quadri, praticamente quasi in tutti i quadri, e spesso sono quadri che rappresentano interno di caffè di persone che sembrano stare insieme, ma in realtà poi vediamo ognuno assorto nei propri pensieri, ognuno fissa uno sguardo lontano, non c'è dialogo. Vedete, tutti hanno questa caratteristica. Vedete qua, non si guardano neanche, ognuno pensa a bere. C'è un artista che tutti amiamo, italiano, che forse non, in pochi sanno che era un grande consumatore di oppio, assenzio, asci, fiumi di alcol, morto giovanissimo. Picasso lo adorava, è morto solo a 36 anni, nato in Italia, poi anche lui si è trasferito nella Parigi del tempo, ed è Modigliani. Modigliani è morto giovanissimo, spesso non lo colleghiamo a un artista, tra virgolette, maledetto, ma Modigliani è morto giovanissimo a causa di droghe, alcol, in più su tutto questo si instaurò una brutta tubercolosi che all'epoca faceva ancora molte vittime, e il giorno dopo la sua compagna, che era incinta del loro secondo figlio, si uccise, quindi una vera e propria tragedia che è più sfugge, diciamo, su Modigliani. E parliamo un attimo che cos'è questo assenzio. L'assenzio è appunto un arbusto delle zone alpine, un colore verdognolo, veniva usato all'inizio perché aveva delle proprietà antisettiche, quindi vermifugo, quindi proprio come un farmaco. Molto amaro, a volte infatti viene distillato insieme a sostanze che lo rendano un pochino più dolce, tipo l'anice, il finocchio ed altre sostanze ancora. Da sfatare una cosa, non è un verde brillante, è un verde trasparente, quasi il colore dell'olio, che poi nella preparazione diventa proprio opalescente. Non va bevuto in shot, ma va diluito con un sistema particolare. Calcolate che in Italia c'è l'Accademia dell'Assenzio, dove viene tutto seguito il rito in modo perfetto. Va diluito con acqua molto fredda, e la cosa che a volte si pensa va usata una zolletta di zucchero, ma assolutamente non va incendiata, perché rovina, non va bruciata, rovina il sapore, ma va sciolta con l'acqua ghiaccia. E nel centro Europa ancora è diffuso, si è spostato l'uso dell'assenzio un po' più, diciamo, più verso l'est. La regina dell'assenzio adesso è Praga. Se avete un figlio adolescente che va in vacanza a Praga o che fa la gita scolastica a Praga, c'è buone possibilità di provare questa cosa, insomma, diciamo. Quindi sappiatelo. Ecco, adesso vi volevo far vedere un video, vediamo se parte, proprio come il vero modo per preparare l'assenzio. Chai me bistram hal lauter hadigal du an mo jagaden mi rositel glan hadige du manan me ginauga hatte kraples hatte pen ab du gelles ab mit manzer bloß jeg molo anoga me ham den amlo gore da du mi rolla ab mit manzer bloß
Artikeln. Deiser Hunde Fahrrad mange mehr jate waschen, mit die Gammeslei, kei halt nicht Sugar Chai. Mit den Auge harte Krapples, harte Pen ab du gelis. Mit den Auge harte Krapples, harte Pen ab du gelis. Avete visto il video? È proprio prodotto da questa accademia della Sense. Esatto. Volevo mettere, c'è una domanda, una curiosità che ci fa Andrea Moretti. Dice, sì. Cézanne, che sapeva essere schivo e poco dedito alla vita mondana, faceva anche lui uso di sostanze per alterarsi, che tu sappia? Sì, sembra che anche lui, sì. Sì, anche lui con l'assenzio. Calcolate che l'assenzio a un certo punto era diventato, non dico come il caffè, l'espresso da noi, ma quasi, era una bevanda forse più come il tè, no? Quindi le persone si mettevano al tavolo, discutevano, arrivava questa bottiglia con questa forma che abbiamo visto dove colava quest'acqua ghiaccia e loro bevevano. Però evidentemente a un certo punto questa cosa è scappata di mano, come vi dicevo prima, se sono arrivati al punto di vietarlo per legge, evidentemente non se ne è riusciti a fare un uso più normale, diciamo, come una persona può bere un bicchiere di vino in modo normale, perché era perfettamente legale, no? Dicevi. Sì, era perfetta prima del 15 era assolutamente legale. Ormai, però, quando l'abitudine. Scusami, c'è un'altra domanda? Sì. Che si rifà al quadro di Oliva, no? Semi sconosciuto, molto evocativo. Ma Modigliani veniva chiamato Modi in francese maledetto proprio per il suo fare dissoluto? A questo punto no, potrebbe anche essere. Scusami, non è una domanda, è un'affermazione. Veniva chiamato proprio per il suo fare dissoluto. Quindi lo sapevano loro, non lo sapevamo noi. sì, perché noi. Adesso non voglio esagerare, però forse noi Modigliani l'abbiamo scoperto quando quei ragazzi hanno fatto il falso, fatto ritrovare nel fiume in Italia, nel senso come grande pubblico. Lo conosciamo come l'artista dei colli lunghi, no? Però poi effettivamente la vita, il periodo che è vissuto così poco, non è una cosa molto, molto risaputa, diciamo così, da noi. Allora. Riusciamo a rimettere le slide? Come facciamo? Sì. Allora. Ok, perfetto. Allora, vediamo cosa accade dopo. Allora, ecco, un altro personaggio che ha catturato il mio interesse è Baudelaire, sicuramente. Baudelaire, leggevo prima una persona che ci sta seguendo e che faceva appunto riferimento ai poeti maledetti, no? Baudelaire sicuramente è colui che ha acceso la miccia ai poeti maledetti, quelli che più o meno tutti abbiamo studiato a scuola, proprio ripetuti a Cantasilena, no? Vellari, Boema, Allarmé, sempre a terzetto viaggiano questi tre. E i poeti maledetti proprio perché la definizione arriva da Verlaine, che li chiamò proprio così in una sua opera. È proprio perché anticonformisti, rinnovatori, ribelli, sicuramente il corrispettivo un po' degli impressionisti per ciò che riguarda la letteratura, no? Fuori dagli schemi. Charles Baudelaire è famoso, tornando al discorso sostanze, perché scrive i paradisi artificiali, ma la slide si è un po' scomposta. L'effetto di qualche droga. Comunque la famosa frase che chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere è di Baudelaire e si trova in paradisi artificiali. Spesso la trovi, si trova nelle osterie anche questa frase, perché fa un pochino effetto nel bar, no? E in questo saggio che lui scrive, lui tratta proprio, oltre all'alcol, tratta anche altre sostanze di cui lui era un assiduo consumatore e dà una iniziale elogio della droga e della sostanza,
arriva alla fine del saggio dove la condanna completamente e dove sono parole sue letterali, l'artista che segue i principi dell'arte non può seguire le sostanze, insomma. E credo che siamo, almeno il discorso che facevamo all'inizio, dovremmo essere almeno tutti d'accordo su questo. Passando più avanti al Novecento, non possiamo sicuramente passare oltre a Pollock. Jackson Pollock lo conosciamo tutti per i suoi quadri particolari, dove fa cadere l'inchiostro reso molto liquido. E quindi vediamo tutti questi quadri che sono tutte tracce di inchiostro, diciamo, filanti. Lui la chiama, diciamo, lui dice che il dipinto vive di vita propria. Lui infatti entra, viene anche detto l'artista sciamano, perché come gli sciamani con il loro cactus facevano delle cose sotto una specie di trance, anche lui con l'uso di alcol e molti psicofarmaci entrava in una sorta di trance, appoggiava la tela a terra e faceva colare questo colore liquido sulla tela, continuando a girargli completamente intorno. E tante volte ripassava decine di volte sopra il colore che aveva già colato prima, perché lui a un certo punto diceva che era il quadro che gli diceva quando era pronto il tutto. Anche lui ha pagato a caro prezzo. E questa sua attitudine all'uso di sostanze ed è morto sotto l'effetto di alcol, si è proprio addormentato alla guida e a 44 anni anche lui ci ha lasciato. E quel solito discorso che facciamo fin dall'inizio: avrebbe potuto dare di più, avrebbe potuto dipingere di più, ma senza sostanze avrebbe dipinto a questo modo? Non lo sapremo mai. Alla fine, purtroppo, non lo sapremo mai. Avvicinandosi a noi, mi hanno colpito questi due artisti. Che pensate cosa hanno fatto? Per capire se effettivamente l'uso di sostanze influisce sulla creatività artistica, il primo che vediamo è Lewis Anders, che usava una sostanza, ne ha cambiate tantissime, ha fatto mi sembra più di 8.000 tavole, e dopo si faceva l'autoritratto sotto effetto di sostanza. E vediamo cosa è uscito fuori. Vedete, c'è il nome della sostanza e questo è l'autoritratto fatto sotto effetto della sostanza. Quindi come mutava la percezione di se stesso, poi, quindi uno in teoria si dovrebbe quasi conoscere a memoria, no? Quindi si metteva lì la marijuana, tutto sommato, è pure simpatica, tutta colorata. Alcuni sono proprio dei. Le ha provate tutte, eh? Non è scappata neanche una. Lui lavorava così, prendeva una sostanza, faceva l'autoritratto e poi una settimana non usava niente in modo che il suo corpo si disintossicasse per non avere delle interazioni con l'altra usata una settimana prima. Quest'altro autore invece, Lewis, allora no, questo è sempre lui, più di 9.000 tavole, ecco. Il risultato dimostra che a livello tecnico non sembra sicuramente aver aumentato le sue performance, però sotto l'aspetto creativo, il solito discorso, lascio a voi l'interpretazione. Quest'altro, chiamiamolo artista, Brian Pollock, è chiamato Pixel Pusha, perché lui lavora, è un grafico che lavora al computer. Questo addirittura ha fatto peggio, nel senso per 20 giorni di seguito ha usato 20 sostanze diverse. E alcune sostanze sappiamo che il giorno dopo ancora ne rimane traccia nel corpo, quindi a un certo punto si saranno anche mescolate. E queste sono le sue creazioni, naturalmente al computer, e sotto trovate il nome della sostanza. Queste Belle, eh? Tutto sommato. sono belle. Sì. Sì, molto, molto particolari.
eccole qua tutte insieme. Sempre con la stessa base, no? Ovviamente, con la figura. Sì, diciamo, questo mi ha colpito un po' particolare, personaggi sicuramente non famosi al grande pubblico, però ecco, questa cosa di mettersi proprio alla prova e vedere come una sostanza fa cambiare il mio modo di esprimermi è particolare nelle due, certo, nelle due sperimentazioni, diciamo così. Poi, passando alla letteratura, ci sono alcuni personaggi che mi hanno colpito in modo particolare. Per esempio, Stevenson. Cioè, non so se avete mai pensato, ma la stessa persona mi scrive L'isola del tesoro, che è poco più del romanzo per ragazzi, e poi mi scrive Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè, è lui forse Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma come può essere? No, va bene che una persona durante la sua vita può cambiare un po' stile, però mi sembrava un po' troppo. Sono andato a vedere effettivamente questa storia e ho scoperto che lui era sotto l'effetto, quando ha scritto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dei derivati dell'ergot, che è un fungo allucinogeno, ma non se l'è preso, diciamo, per diletto. L'ergot era l'unica terapia che a quel tempo c'era contro la TBC. Quindi lui si era ammalato di TBC e sotto questo effetto ha prodotto Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non ha più scritto altri libri di quel genere, così, diciamo, allucinanti, allucinatori, di un sdoppiaggio di personalità. È solo quella volta. La moglie racconta che è stato praticamente 15 giorni a letto, piegato in ginocchio, fermo praticamente, e all'improvviso si è alzato e ha scritto Dr. Jekyll e Mr. Hyde in una settimana. Cioè, diciamolo, sì, possiamo dire capolavoro, insomma, comunque alla storia è passato in una sola settimana. Si è messo lì sotto a mano, perché allora a mano, in una settimana. E questo mi ha colpito, insomma, come personaggio. Poi abbiamo tanti altri personaggi che forse di cui non sospettiamo. Stephen King ha confessato che quando ha scritto Misery era pieno di birra e soprattutto cocaina. Lui è anche Cucio, spesso lui scriveva sotto cocaina. Cercava quasi l'ispirazione sotto la cocaina. Elsa Morante ha usato mescalina, seppur sotto un controllo medico, e anche LSD, e lo dice anche Alberto Moraglia questo. E sembra che questi titoli alle sue opere siano anche una sorta di provocazione. Vedete, le iniziali di La sera domenicale, La smania dello scandalo, sono LSD. Non so se è un caso o no, però parecchi hanno fatto caso a questa cosa. E che lei usasse sostanze allucinatorie come l'LSD e la mescalina, questo si ha la certezza di testimonianza, anche Moravia lo dice. Steve Jobs, anche lui ha usato moltissima cocaina e cannabis, e lui proprio è anche LSD, e lui dice che senza queste sostanze non avrebbe fatto quello che ha fatto, lo dichiara lui, poi avrebbe sicuramente perso creatività. Edison, non proprio la cocaina come intendiamo oggi, ma andava tanto di moda in quel periodo, poi anche questo prodotto è stato tolto dal commercio, il Vin Mariani, che era un vino all'interno del quale venivano fatte macerare delle foglie di coca, e lui sembrava che fosse un forte bevitore di questa sostanza. E vabbè, adesso qui passiamo di Sigmund Freud, più o meno tutti sappiamo che si dice e si fa, nel vero senso della parola, abbia usato cocaina. Ci sono alcune frasi che sono quasi divertenti leggerle. Innanzitutto, a un certo punto decise di smettere perché si rese conto che era esagerato il suo comportamento, al punto che arrivò a picchiare due suoi pazienti, uno quasi uccidendolo. Non è il massimo per una persona che dovrebbe controllarsi, no? Guardate queste frasi, le lettere che scrive la moglie sono anche divertenti. Questa è una sostanza che mi aspetta avrà molto successo, la cocaina, e qui ci ha indovinato in pieno. Troverà posto nella terapia che oggi curano la depressione. Adesso qui si accavala dalla slide, non so se voi la vedete bene, però dice che curerà la depressione e le indigestioni. Quindi adesso, invece dell'amaro, a fine pasto, la cocaina per l'indigestione.
E vedete, in una piccola dose mi ha portato alle stelle e dice che dovrò creare un canto di preghiera per questa sostanza. Se n'era veramente innamorato, diciamo. Senti Alessandro, Sì. c'è una domanda interessante, no? Di un nostro carissimo amico poeta. Quindi dice: l'artista è condizionato dalla sostanza, dall'anima o da entrambe le cose, secondo te? Una bella domanda. Cioè, abbiamo cercato di dirlo fino adesso. Secondo me, per alcuni artisti, perché non si può arrivare al punto da dire che se una persona non usa sostanza non può fare l'artista, no? Però forse per alcuni artisti, la sostanza, ha fatto venire fuori qualcosa che non sarebbe venuto. Magari però possiamo anche dire che sarebbe venuto fuori altro. E non sappiamo neanche questo. Ma non è che Non lo so. uno prende la sostanza e diventa artista, cioè questo Uno degli autori che abbiamo visto prima dice: non è che migliori tecnicamente, per esempio, non è che diventi un bravo pittore o tecnicamente migliori. certo. Ti libera da alcuni condizionamenti, ti libera da alcune cose, questo sì, però ecco, non me la sento di essere né dire né in un verso né nell'altro, insomma, perché poi ogni persona è persona a sé, poi da sostanza a sostanza cambia. Ci sono alcune sostanze che poi ti modificano a livello mentale, anche nel momento in cui tu non stai sotto sostanza, ti creano dei danni cerebrali, ti creano delle fobie, delle cose, quelle delle porti. Quindi comunque è difficile, è difficile. Sappiamo che sono, a livello medico si chiamano sostanze psicotrope, quindi sulla psiche agiscono, su questo non ci piove. Però appunto dire questo o quell'altro, non lo so, alla fine infatti. Ci sono alcuni gruppi che riporto, se riusciremo ad arrivare alla fine, strafamosi che proprio hanno fatto una lotta contro le sostanze e uno magari manco sospetterebbe. Per esempio, gli Iron Maiden hanno cacciato via, appena avevano uno dei componenti, usava anche la cacciato via, i Kiss stessi. E quindi, perché uno magari pensa, ecco, il gruppo rock super, che ne so, particolare, metallico, eccetera, e invece non è, in questo caso, per esempio, non è assolutamente vero. Hanno fatto campagne contro droghe, contro sia gli Iron Maiden che Kiss. Quindi ecco, cambia un po' da persona a persona. Secondo me l'artista, che è vero artista, ha il suo talento anche al naturale. Quell'altro forse sarà un talento, ma è un talento artificiale, se ci pensiamo bene. Ok, se mi Bene, andiamo rimetto. avanti. Ce Sì, l'hai? non lo vedo però sullo schermo. No, questa non. Ecco, ok, ci siamo. Allora, William Bergs, scusate la pronuncia, è stato uno scrittore, saggista, pittore statunitense, è quello che ha dato un po' il via alla Beat Generation. È quello che scriverà un saggio molto importante. La scimmia sulla schiena, il nome originale era solamente scimmia in inglese, diciamo. La scimmia, è un termine che ancora oggi i ragazzi che usano sostanze usano tranquillamente e sicuramente neanche sanno da dove arriva. La scimmia è la voglia, l'astinenza, il non farcela più sentire il peso sulla schiena. E Bergs, usò molto sostanze e quindi fece un vero e proprio trattato proprio dall'interno, se così si può dire, su questa sostanza e fu da ispirazione per parecchie persone. Qui siamo negli anni della Beat Generation, quindi parliamo dei movimenti del 68, del Vietnam, gli hippie di Woodstock, quindi è un periodo particolare. Da lì a poco prenderà il sopravvento tutte le sostanze, come diciamo all'inizio, l'LSD e le sorelle strette, no? Quindi sarà il periodo di Warhol, degli hippie, e vedremo. E questo lo dicevamo, della scimmia sulla schiena. Questo saggio è stato ripreso anche in Italia da un cantante tra i più popolari,
quello che viene chiamato il poeta, no? Da Eugenio Finardi, che parecchi non sanno che Finardi è stato un eroinomane, ma proprio eroinomane da strada, cioè proprio che viveva da barbone a un certo punto, e scrive questa canzone, che è proprio Scimmia, che riprende un po' ispirazione dal libro di Bergs, e dove descrive in modo perfetto, puntuale, tutti i passaggi che fa l'eroinomane, dalla prova al pensiero che tanto io smetto quando voglio e non mi farò prendere dalla sostanza, al quando inizi invece a distruggerti tutto, rispecchia perfettamente tante storie di quelle che noi abbiamo incontrato nel nostro servizio. E qui c'è il testo, se vi capita sentitevi la canzone, perché è veramente, veramente tosta, forte come testo. Cioè, ore e ore fuori da una farmacia, il dottore non gli vuole dare la dose, cioè tostissima. A un certo punto non riusciva neanche più a suonare, gli tremavano le mani, aveva perso tutto, e lui già suonava da prima. Poi c'è avuto questo passaggio, 5-6 anni di eroinomane proprio da strada. Miles Davis, lo dicevamo prima, quando il jazz inizia a incontrare l'eroina, e quindi diventa un cool jazz molto lento rispetto al jazz iniziale, che era molto più a un ritmo più veloce. Nel 54 decide di sfilarsi dalla droga e passa la rota senza aiuti, quella che noi e i ragazzi di oggi dicono passare la rota a secco. La rota sarebbe l'astinenza, e a secco vuol dire senza aiuto di farmaci, quindi ti chiudi 4-5 giorni soffrendo tutto quello che puoi soffrire e smaltisci la sostanza. E lui ha provato a fare questo e racconta di aver avuto dolori dappertutto e che si sentiva che puzzava come un tacchino, disse, no? Quindi ecco da qui l'espressione cold turkey, come un tacchino freddo. E poi c'è il mondo dell'animazione, di cui non possiamo mandare i video per un discorso di copyright, se no ci arrestano a tutti. Comunque, sia in Dumbo che in Alice del Paese delle Meraviglie, sicuramente ci sono dei passaggi che sono figli di sostanze. Alice addirittura a un certo punto dice: non so chi sono oggi, non so chi sono domani, ma perché sono così? Chiede spiegazioni al bruco, e il bruco dice: ma sono i funghi, cioè proprio glielo dice chiaramente, che si è fatta i funghi allucinatori. In Dumbo c'è tutta una scena dei primi voli che fa Dumbo, che sembra veramente un trip da allucinogeno, tutto colorato in un modo strano. Se vi capita, cercate le immagini, che sono veramente particolari. E ormai si ha quasi la certezza che i disegnatori di Dumbo, della Disney, usarono l'LSD, che era entrata in commercio, era stata sintetizzata da poco, quindi non se ne conoscevano gli effetti, e sembra che l'abbiano provata più o meno tutti, e in alcune scene sembrerebbe proprio così, insomma, gli elefanti rosa che volano uno dietro l'altro, insomma, ci lasciano pensare. A pensarci bene. Sì. E il video di Dumbo non lo possiamo far vedere, e neanche quello di Alice. Passando più strettamente alla musica, facendo un po' tirando le somme, nel mondo della musica le sostanze sono state compagne di chi l'ha scritta, sono state esaltate in alcune canzoni, condannate in altre, se ne è parlato direttamente, più o meno direttamente, facendo delle metafore. Quelli che forse hanno fatto poche metafore e sono andati poco per il sottile sono i Rolling Stones. Tutti questi altri personaggi che vedete qui, Hendrix, Eminem, Red Chili Pepper, Led Zeppelin, insomma, Lou Reed, Jim Morrison, Amy Winehouse, tutte persone che hanno usato sostanze, però noi nel nostro immaginario collettivo abbiamo i Rolling Stones come il gruppo che ha più usato sostanze
anche se poi, visto l'età che hanno e come ci sono arrivati, se le sono sapute gestire alla grande, diciamo, no? Nel famoso album Sticky Finger, la cui copertina poi vedremo è di Andy Warhol, un altro insomma che non è che stava molto bene, ci sono tutti e due testi famosissimi, cioè Brown Sugar e System of Fine. Brown Sugar è l'esaltazione dell'eroina Brown. L'eroina, per chi non lo sa, esiste sia bianca e sia brown. Brown non vuol dire che è meno pura, è solo un altro tipo di eroina. E loro esaltano, vedete qua, zucchero di canna perché era brown, ma come se è buono, eccetera, eccetera. È tutta un'esaltazione di questa sostanza. Mentre in Sister Morphine si parla di Marianne Faithfull, che è la vera scrittrice del pezzo, dopo i Rolling l'hanno ripresa, che è ricoverata e sta malissimo e chiede aiuto alla sorella morfina, trasforma il mio incubo in un paradiso. E poi dice, dolce cugina cocaina, dice, non ci facciamo manca niente, appoggiami la mano la mano fredda sulla testa. Cosa molto simpatica, particolare, voi immaginate che in quel periodo storico escono i primi calmanti, diciamo così, c'è il famoso Lorazepam, no? Mick Jagger sgrida, tra virgolette, la mamma perché con Mother's Little Help, quindi un piccolo aiuto per le mamme, perché si diffonde quest'uso di queste sostanze, per farvi capire il Valium, Lorazepam e tanti altri nomi commerciali. Perché era visto come un aiuto per la mamma che era in casa, era un po' depressa a fare le faccende domestiche e vedeva che la mamma, Jagger, vede che la mamma se ne prende tante di queste compressine gialle e fa una canzone contro la mamma. Cioè, immaginate Mick Jagger che sgrida la mamma perché usa sostanze, no? Sembra un assurdo, eppure è così. E ci sono tantissimi manifesti di questo. Di questo qua, come se fosse vedere le mamme felici con queste sostanze, mo' qui purtroppo me l'ha passate avanti tutte in fila, e niente, non le fa vedere. Comunque, proprio le come se fossero le caramelle, insomma, come se fosse la mamma che ha da fare, si prende la pasticchina, vedete qua, particolare. Tornando a Sticky Finger, la famosa copertina fatta da Andy Warhol, Andy Warhol creò questa che lui chiamava Farm in un attico di una street di New York, la rivestì tutta quanta di carta argentata, raccolse proprio come simbolo dalla spazzatura un divano rosso e lo mise là e invitava personaggi più famosi e strampalati del momento. Per esempio, hanno frequentato molto la Farm da Lou Reed a Dalì a Bob Dylan, Mick Jagger, Jim Morrison, cioè tra virgolette la crema dell'arte di quel periodo, quando c'erano certe feste, non mancava mai. E dentro e all'interno di queste feste, a parte il sesso, si consumavano droghe, si suonava, c'era molto uso di sostanze allucinatorie. Si veniva a creare un ambiente dove tutti quanti erano un po' rallentati, no? Era molto, molto particolare. Allora, questo che ce l'abbiamo forse? Quello del pezzo del film? Non lo so. Quale? Quello con Jim Morrison che va a trovare. No. Non ce l'abbiamo, ok. Ah, beh, sì. Allora, questa è una delle copertine più famose di Andy Warhol, dei Velvet Underground di Lou Reed, dove la banana poteva essere, diciamo, liberata dall'involucro, dalla buccia, sulla copertina. Chissà, sta copertina, diciamo che c'è un bel patrimonio. Io l'ho vista alla mostra di Warhol quando è stata allestita qui a Roma, è particolare, molto, molto particolare. Vedete quel famoso divano rosso, tutto argentato, vabbè, i famosi quadri di Marilyn. Naturalmente Andy Warhol fu
fu il precursore, l'inventore della pop art. Lui diceva che le sue opere dovevano essere popolari e quindi le faceva in tantissime copie. Il fatto è che ogni copia se la faceva pagare mezzo miliardo uguale, quindi era poco popolare, diciamo così. Diciamo all'inizio che nell'immaginario collettivo i Beatles erano quelli un po' più buoni rispetto ai Rolling Stone, e invece non è per niente così, diavolo e acqua santa, insomma, mica tanto, no? E specialmente nell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, c'è questa copertina molto particolare dove sono tutti personaggi famosi rappresentati, dove c'è la scritta sotto con i fiori, dove più di qualcuno ci legge la parola Drags, dove c'è la famosa Lucky in the Sky with Diamond. E guardate anche qui le iniziali, che non sembrano veramente casuali. Lennon non ha mai nascosto il fatto di aver usato sostanze, però dice che questo qui è veramente casuale. Se sentite la canzone, leggete il testo, a me sembra veramente poco casuale, perché è un continuo trip psichedelico senza appelli, perché dice cose veramente strane, anche la musica è tutta in controtempo, è veramente particolare. Se leggete il test, è accompagnato da tutte immagini simili a queste, colorate, molto, molto, molto espressive dal punto di vista allucinatorio, diciamo così. Questa è la copertina, dove tra gli altri personaggi troviamo il Carroll di Alice e il Bags della scimmia, quindi sono molto amati, quindi chissà come mai. Lennon disse che arrivò il figlio che gli portò un foglio dove c'era questa faccia, aveva disegnato questa faccia con gli occhi, e disse che il figlio: guarda papà, ho disegnato un Lucky in the Sky with Diamond, i diamanti. Così disse come scusa. Una particolarità, una curiosità, che nel 74 un gruppo di paleontologi in Etiopia scoprì una femmina di australopiteco e la chiamarono proprio Lucy, perché in quel momento la radio mandava la canzone dei Beatles. Questa è una curiosità giusto così particolare. E non so a tempo come stiamo. C'è tutta la leggenda su Abbey Road, che è un po' scollegata dalle sostanze, è particolare come leggenda. Praticamente qui è il momento in cui gira la voce che Paul McCartney è morto e è stato sostituito da un'altra persona, no? Sapete che c'è questa leggenda in cui si dice che Paul McCartney è morto di incidente e è stato sostituito da un sosia. E per alcuni concerti dopo, infatti, c'era Paul McCartney e suonarono solo canzoni dove praticamente non cantava quasi mai Paul McCartney. E questa foto dovrebbe rappresentare tanti, tanti suggerimenti a conferma di questo, nel senso che sembra come la rappresentazione di un funerale, no? Quindi c'è John Lennon, un vestito di bianco, che rappresenta il sacerdote. Poi c'è Ringo Starr di nero, che quindi è colui che porta la bara. Poi c'è Paul, che è scalzo. In Inghilterra i morti si mettono nella bara scalzi. Sta fumando con la mano sbagliata, perché lui non è mancino, non è destro, fuma con la destra. E per ultimo, tutto più vestito che jeans, sgaciato, che dovrebbe essere quello che scava la fossa. In fondo qua c'è la classica il carro funebre inglese, e poi qui sulla targa di questa macchina c'è LMV, che potrebbe significare Linda McCarthy Widow, quindi vedova. Se ne sono fatte tante di illazioni su questa foto, però era giusto così una curiosità. Arriviamo a Woodstock, che è forse, secondo molti, un po' l'esaltazione di il mix tra musica, l'evento più importante forse a livello di musica che c'è stato nella storia, tra musica e sostanze. Una cosa che forse vi stupirà: il festival di Woodstock non si è fatto a Woodstock. Forse parecchi non lo sanno, ma si è fatto a Bethel.
Praticamente quella che doveva essere una festa poco più di paese, no? Quattro canzoni e 10 persone a guardarlo, è stata pubblicizzata talmente tanto, calcolate che era il periodo che nascevano, che c'erano gli hippie, ci sarebbe stato anche l'altra radunata dall'isola di Hawaii, e quindi si creò talmente tanto interesse che a un certo punto si capì che arrivarono tantissime persone. Il sindaco di Woodstock si mise paura e all'improvviso, pochi giorni prima, levò il permesso. Però ormai la campagna pubblicitaria era partita, quindi arrivarono 1 milione di persone a Woodstock e il concerto non era lì. Si offrì di mettere a disposizione il proprio terreno, fiutando evidentemente un buon affare, una persona e un terreno, quello che vedete nelle immagini storiche, non c'è niente, un laghetto, alcune colline, non c'è un servizio, non c'è niente, ma ben 15-20 km più avanti. E infatti ci sono un sacco di immagini di queste persone in fila dentro le macchine a piedi, questo corridoio di persone che vanno perché avevano sbagliato il posto in pratica, quindi tutti in fila vanno a Betel. Quindi è una particolarità, insomma, che non sempre si sa. I 3 giorni di pace e rock qualcuno li definì, qualcun altro li definì invece un vero e proprio casino, si può dire? Nel senso, non c'erano servizi, andavano in bagno dove capitava, calcolate per 3 giorni. A un certo punto cominciò a piovere a dirotto, almeno 1 giorno e mezzo piove di continuo e quindi si creò fango. Era veramente una situazione po poco vivibile. Questo qua, il Sashan, era il trippo, l'LSD. Non so se sapete come è fatto l'LSD, calcolate che l'LSD viene dato su una specie di francobollo. Calcolate un vecchio francobollo dove invece della colla c'è la sostanza, quindi le persone lo leccano, se lo mettono dentro la guancia e quindi da questo è quello che andava lì, simbolo molto hippie, no? Il sole, la gente. Venne riproposto un po' più tardi, ma non ebbe lo stesso successo. E queste, vedete, queste file interminabili di persone sono quelle che vanno a raggiungere il vero posto del concerto. Queste immagini sono naturalmente storiche, ce le ricordiamo tutti. Vedete qui quando cominciò a piovere. Queste sono una foto storica di 2 persone che fece tanto, diciamo, andò molto alla ribalta e si sono rifatti la foto tantissimi anni dopo. Nick e Bobby. Tra i personaggi più importanti c'erano Joe Cocker, Santana e Jimi Hendrix. Jimi Hendrix in quell'occasione fece il famoso inno americano alla chitarra elettrica, famosissimo tutta col distorsore, e Jimi Hendrix, diciamo prima, è uno dei famosi del club dei 27 che morì a 27 anni per l'uso di sostanze. In realtà poi alla fine fu un trionfo dell'utopia, perché poi non portò a niente. Tutte quelle persone che pensavano, speravano di cambiare il mondo verso una certa direzione, alla fine rimase tutto un fenomeno lì sul posto. Una cosa importante però che è da dire che in tutto quel bailamme di persone e l'uso di sostanze morì solamente una persona. Morì solamente una persona 3 giorni dopo, perché 3 giorni dopo stava ancora dormendo lì nel campo e fu investito da quello che doveva seminare il campo. Lui dormiva lì e dopo 3 giorni è stato ficcato sotto dalla metitrebbia, diciamo, se no, diciamo che alla fine tutti salvarono la pelle da quei 3 giorni. Alcune frasi famose, giusto per finire un po' particolare, Bob Marley, perché bere e guidare quando puoi, fumare e volare, coltivare l'erba non è legale se Dio ce l'ha data, allora vuol dire che anche Dio non è legale, non ci fanno niente. Jim Morrison, se ti droghi ti capisco perché il mondo ti fa schifo, se non lo fai ti ammiro perché sei in grado di combatterlo. Compare, che è come comprare un biglietto per il mondo, fantastico, ma il prezzo è la vita. Kate Richards, Rolling Stone, è divertente. Io non ho mai avuto problemi con le droghe, ho avuto problemi con la polizia. Non invito nessuno a fare quel che faccio io perché ne resta di più per me, c'è ragione. Robbie Williams, la cocaina è il modo che Dio ti dice che stai facendo troppi soldi.
lo scrittore tossicodipendente è nient'altro che un tossicodipendente. Questo lo dice Stephen King, che abbiamo visto che per scrivere però usa sostanze. Poi Johnny Depp, Salvador Dalì è particolare, io non prendo droghe, la droga solo io. E Oliverio Toscani mi fa ridere tanto questa. Se penso che Monti ha la stessa età di Mick Jagger, non posso che concludere che la droga faccia bene, perché effettivamente sempre dissacrante, chiaramente. Sì, sì. È una cosa particolare, carina, che sapete che in molti posti del mondo la cannabis è legalizzata, quella naturale, controllata, e la famiglia di Bob Marley ha dato l'ok a poter usare il suo nome come logo di una famosa ditta che produce. Quindi prendere la marijuana Bob Marley sicuramente è un nome e una garanzia, no? Quindi sono andati lì. E poi per finire, ecco, non vorrei passarsi il messaggio che per fare arte bisogna assolutamente usare sostanza, assolutamente no. Ricordiamo i morti: Jim Morrison a 27 anni, Jimi Hendrix a 27 anni, Presley a 42, Amy Winehouse a 27, anche Charles Chaplin a 27, Whitney Houston a 48, John Belushi ha colpito pure a me, non me l'aspettavo. John Belushi è morto anche lui per alcol e sostanze a 33 anni. Comunque ha sempre l'immagine del famoso film, no? Del Blues Brother, invece... chissà quanto avrebbero potuto fare ancora. E questi, come dicevo prima, sono alcuni gruppi invece che hanno lottato apertamente contro l'uso di sostanze, e non è che sono, col tutto rispetto, non è che sono i Pooh, cioè parliamo di persone insomma belli, belli tosti, no? come loro, e hanno fatto campagna, hanno mandato via subito persone appena che hanno scoperto che usavano sostanze. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e volevo farvi ascoltare, sempre legato al discorso di sostanze, una mia poesia particolare, perché, come vi dicevo, sono più di 30 anni che lavoro in un servizio per le dipendenze e il primo mio paziente, proprio la cartella numero 1, adesso stiamo a più di 2000 credo, la cartella numero 1 era un bravissimo musicista, un bassista, ma parliamo a alti livelli, un bassista che ha suonato con Vasco Rossi, che ha suonato con Venditti, e che piano piano la droga se l'è preso e Marco se l'è portato via, insomma. E quindi ecco, volevo farvi vedere questa qua, che... come faccio a farla partire qua? Aspetta. Eccolo. Aspetta. Bye.
Eccoci qua. Ecco. Eccoci. Dove sei? Eccomi, eccoci, ci sono. Eccoci. Bene, Alessandro. Abbiamo fatto questo viaggio. Certo, io volevo ricordare che da domani sarà l'intera... La versione integrale del saggio sarà pubblicata sul nostro sito e sulle pagine collegate di Facebook del gruppo, così che tutti lo possano leggere, perché stiamo pubblicando giornalmente. Io cosa devo dire? Ringrazio Alessandro. Grazie a te. Averti in squadra, diciamo così, che ci siamo conosciuti grazie al Clepsamia. Per tutti i nostri amici ringrazio ancora una volta, ci saremo ancora giovedì prossimo, parleremo di Sicilia e di Camilleri e vedremo un po' una cosa un po' strana su un saggio sempre che abbiamo avuto. Grazie ancora Alessandro, una grazie buona a voi, serata. Un saluto a tutti, grazie, salve. Ciao, arrivederci. Grazie a te. Ciao.